Ciao, buonasera e bentrovati tutti quanti. È qui con me connesso Simone Bellassai di CDR Wine Lab. Simone, ti lascio fare un saluto a tutti i partecipanti. Grazie Francesco, buonasera a tutti. Ottimo, grazie. Allora, brevemente inizio io con la presentazione di questo webinar. In maniera particolare, oggi parleremo dello strumento che trovate qua nella slide proiettata, quindi parleremo di Wine Lab. Lo faremo in questo webinar diviso in tre parti. Ci sarà prima una presentazione teorica, diciamo con delle slide, quindi con un webinar classico, e la presentazione la farà chiaramente Simone Bellassai. Passeremo poi alla parte invece, quella un po' più innovativa, quella un po' più strana, quella che io onestamente è la prima volta che faccio e spero che sia un'esperienza interessante anche per voi che siete connessi. In particolare faremo vedere, anzi, Simone e il suo team faranno vedere con una videocamera esterna il processo di analisi, quindi con il loro strumento, quindi lo faranno vedere in tempo reale. Chiuderemo poi la serata, come al solito, con la parte di domande e risposte. Quindi intanto, giusto così, per interagire un attimo, mandatemi in chat dei saluti, fatemi sapere da dove vi state connettendo e magari se è la prima volta che assistete a un webinar dove con una videocamera esterna vi fanno vedere in tempo reale qualche cosa. Io la prima volta che lo faccio devo dire che sono abbastanza emozionato. Tra l'altro, condivido l'occasione per girare con tutti quanti adesso voi in chat un link, è il link che potete copiare ed incollare per invitare un amico o collega al webinar, quindi datemi un secondo, lo sto condividendo adesso in chat, quindi fatemi sapere se vi arriva il link, ok? Allora, intanto c'è Caterina, ciao Caterina, come stai? Che dà il buongiorno a tutti. C'è Francesco, ciao Francesco, la prima volta, io forse è anche la prima volta che ti vedo connesso a uno dei nostri webinar, in caso fammi sapere. C'è Fedora, ciao Fedora, come stai? Fedora da Udine, c'è Simone, ciao Simone dall'Abruzzo. Ok, Matteo dice la prima volta di un webinar interattivo, ciao Matteo intanto. C'è Andrea, ok, dalla provincia di Siena, ciao Andrea, c'è Thomas da Verona. Ciao Thomas, c'è Antonio, grandissimo Antonio, come stai? Beh, lo dico io, tanto lui è sardo. Allora, Giacomo da Montepulciano. Ciao Giacomo. Allora, adesso poi voi se mi mandate un messaggio, io poi leggo un attimo i nomi, anche quelli che mi sembrano che mandino dei messaggi, che magari scrivono da dove si connettono. Magari mi soffermo di più a salutare dei nomi che conosco perché hanno già partecipato a diversi webinar, oppure se scrivete che magari è il vostro primo webinar vi faccio un saluto in diretta. Allora, Fedora, ottimo. Allora, Francesco da Milano, anch'io sono a Milano, Francesco, ciao. Quindi Antonio sta benone, c'è Rino. Gennaro, come mai ti sei chiamato Rino in questo? Vabbè, poi me lo scrivi dopo. Come mai hai deciso di cambiare nome e sei passato da Gennaro a Rino? Allora, mi fate sapere se vi è arrivato il link in chat per invitare un amico collega. Allora, Francesco da OK, da Cosenza. Ha fatto tutto lui. Ok, ottimo. Ok, è arrivato, già condiviso. Link è arrivato, perfetto. Ottimo. Allora, adesso passiamo alla prima parte della presentazione, quindi mi raccomando, adesso vedrete lo schermo di Simone e sentirete parlare lui. Io tolgo intanto la mia webcam. Ok, grazie per la precisazione, Gennaro. Ok, Simone, adesso ti passo il ruolo di relatore, quindi appena clicchi su mostra schermo, le persone potranno vedere il tuo schermo. Ti do io conferma Perfetto. che tutto funzioni bene. Ok, perfetto. Bene, puoi partire. Auguro a tutti quanti un buon webinar. Vi mando poi i saluti in chat. Ciao e buon webinar a tutti. Ok, grazie Francesco. Allora, oggi come ha detto Francesco andiamo a vedere, farò una breve presentazione, spero breve, e successivamente andremo a fare questa demo online dello strumento di analisi Wine Lab. Okay. Quindi parliamo, un attimo vado a togliere, ok. Allora andremo quindi a vedere come si può controllare, come si può intervenire, come si può migliorare il processo di vinificazione in cantina. Tutto questo con uno strumento dedicato che vi permette di seguire l'intero processo di vinificazione. Prima di partire nello specifico, con il Wine Lab, vado a presentare un po' chi è CDR e cosa fa nel mondo.
lavoriamo in quattro settori differenti. Diciamo, il core business dell'azienda, o quello che era prima il core business dell'azienda, e con il quale l'azienda ha iniziato la sua attività ormai negli anni 70 circa, è il settore della telematica, nel quale settore sviluppiamo e produciamo i sistemi di esazione delle autostrade per l'Italia o comunque le varie altre autostrade private italiane. Quindi sviluppiamo le macchine che rilasciano il biglietto per entrare in autostrada e le relative macchine che permettono di pagare con carta di credito. Quindi questo è stato l'inizio di CDR. Successivamente, poi circa 20 anni dopo, in collaborazione con una multinazionale del settore della diagnostica medica, CDR sviluppò il know-how per la messa a punto di sistemi, appunto, di diagnostica medica e nello specifico per le analisi nel settore dell'ematologia e dell'emostasi. Quindi, in collaborazione con questa multinazionale, al tempo CDR sviluppò il know-how per la messa a punto di sistemi basati su tecnologia fotometrica e ovviamente li impiegò nel settore biomedicale. Qui stiamo parlando degli anni 90, successivamente, circa 10 anni dopo, 8-10 anni dopo, ha pensato di trasferire il know-how della diagnostica medica nella diagnostica alimentare, iniziando la messa a punto, in questo caso, di sistemi analoghi a quelli sviluppati in diagnostica medica, ma anche lo sviluppo di reattivi dedicati, specifici per determinati settori. Cominciamo al tempo nel settore del latte, poi abbiamo allargato la visione a sistemi per analisi di oli, grassi, vari prodotti alimentari, ovviamente anche le bevande. L'ultimo settore invece che abbiamo iniziato in tempi pandemici, ovvero l'anno scorso, è stato, o meglio, è iniziato prima, la commercializzazione dei relativi prodotti è iniziata praticamente in pandemia. È appunto il settore che chiamiamo della sensoristica, ovvero dove andiamo a produrre specifiche sonde o sensori che in questo caso sono utilizzati in applicazioni specifiche, come per esempio sonde per rilevazione della temperatura, della conducibilità o del contenuto degli organici nelle acque, e questi sensori sono applicati in situazioni particolari, quali per esempio l'industria delle macchine da caffè oppure nel settore galvanico. Quindi attualmente lavoriamo su quattro fronti. Ovviamente il settore della diagnostica alimentare è quello più fortemente in crescita ad oggi. Quindi, per quanto riguarda appunto l'analisi alimentare, lavoriamo nel settore food e feed, quindi facciamo analisi su latte, prodotti caseari, ovoprodotti, pomodori e derivati, e anche prodotti a forno. In questo caso utilizziamo uno strumento dedicato che si chiama CDR Food Lab. Per quanto riguarda invece l'analisi del beverage, si lavora ovviamente nel settore vino, nel settore birra e acqua, nel settore sidro e nella kombucha. In questo caso abbiamo differenti analizzatori dedicati per ogni tipologia di queste, per ogni tipo di queste matrici. Un altro business nel quale siamo fortemente coinvolti è il settore degli oli e dei grassi, quindi siamo in grado di analizzare qualunque tipo di olio grasso e anche frutta secca o frutta a guscio, per esempio. In questo caso si lavora sempre con lo strumento Food Lab, oppure abbiamo due strumenti specifici, l'oxytester per il caso dell'olio d'oliva o il palm oil tester, ovviamente, nel caso dell'olio di palma. I nostri strumenti sono venduti ovunque, praticamente lavoriamo in più di 100 paesi in tutto il mondo, esportiamo in larga parte i nostri prodotti e lavoriamo, ovviamente esportiamo direttamente, vendiamo direttamente all'estero, ma è chiaro che ci appoggiamo a una rete distributiva che ad oggi conta circa 40-45 distributori sparsi in varie aree del globo. Ovviamente abbiamo distributori che possono coprire più prodotti o distributori specifici per determinati settori, per esempio. Ok, andiamo nello specifico a vedere il sistema CDR Wine Lab.
Allora, il sistema Wine Lab è un sistema, come dicevo prima, a tecnologia fotometrica, composto da analizzatore e reagenti preinfialati e pronti all'uso, e ovviamente una pipetta per prelevare il campione. Quindi quello che dicevo è che CDR produce lo strumento e produce anche i reattivi, quindi produciamo ambedue le parti principali che vanno a comporre il sistema, senza nulla togliere alla pipetta, ovviamente. E per quanto riguarda la parte dello strumento, abbiamo uno strumento, come sapete, uno strumento più grande e uno strumento piccolo, quindi il CDR Wine Lab e CDR Wine Lab Junior. Entrambi utilizzano LED come sorgenti di lunghezze d'onda, quindi l'utilizzo dei LED ci permette di non avere nessun tipo di problema di strumentale, appunto dal punto di vista dell'esaurimento della luce. Non abbiamo i problemi classici che hanno le lampade a tungsteno che sono montate sulla gran parte dei fotometri, per esempio, e abbiamo per esempio la possibilità di lavorare tranquillamente, non è il caso del vino, però negli altri settori lavoriamo anche 24 ore su 24, lavorando appunto nelle industrie, citando alcuni clienti che lo utilizzano in tal senso. Abbiamo nel settore degli oli, abbiamo clienti come PepsiCo, come Mission Foods, grandi produttori di snack che utilizzano questi strumenti direttamente sulla linea di produzione senza praticamente spengerli mai. Come vedete, lo strumento grande è dotato di una cella di incubazione, lo strumento piccolo non ha la cella di incubazione. Vedremo poi quali sono nello specifico le differenze fra i due. I reattivi che, come dicevo prima, produciamo, sviluppiamo e produciamo sono preinfialati e pronti all'uso. E calibrati. Ovviamente il fatto che si producano reattivi, che CDR produca reattivi, questo le permette di produrre reattivi calibrati sui propri analizzatori. Quindi la persona che utilizzerà lo strumento non dovrà preoccuparsi di effettuare una calibrazione. E la calibrazione ovviamente rimarrà tale, perché abbiamo la capacità, chiaro, di produrre i reattivi sempre nello stesso modo, quindi siamo in grado di inserire le calibrazioni all'interno dello strumento. La terza parte del sistema è ovviamente una semplice pipetta per il prelievo del campione. Ok, andiamo a vedere le caratteristiche dello strumento. Praticamente non abbiamo nessun tipo di manutenzione. Lo stesso prima di questo periodo, ero solito viaggiare spesso e portavo tranquillamente lo strumento in valigia senza nessun tipo di problema. Ora purtroppo vi faremo vedere come si fa un'analisi online. Quindi non c'è nessun tipo di calibrazione da fare, lo strumento è già calibrato e pronto all'uso. La tecnologia LED che utilizziamo ci permette di avere un range di assorbanza che va da 0 a 6. Comunemente i fotometri classici hanno un range che va da 0 a 2, 3, dipende dal tipo di modello, quindi praticamente abbiamo un range in assorbanza che è il doppio rispetto ad un fotometro standard, e questo ci permette di avere una precisione maggiore rispetto a un fotometro classico. Si può lavorare in due modalità, fondamentalmente. Abbiamo appunto un settore di incubazione, quindi possono essere fatte da 16 posti, possono essere fatte in batteria 16 analisi dello stesso parametro allo stesso tempo, oppure si possono fare anche analisi differenti sempre nello stesso tempo. Quindi si possono utilizzare queste due modalità di lavoro. Facciamo un esempio: 16 analisi di acido malico su 16 vasche differenti per controllare lo stato di avanzamento della malolattica, oppure, questo vale ovviamente anche per gli zuccheri, per l'acetico e via dicendo. Oppure analisi multitasking, ovvero utilizzare reattivi differenti, quindi ho un vino e voglio fare un malico, uno zucchero e una solforosa totale, questo lo posso fare tranquillamente nello stesso tempo. Si danno 3 anni di garanzia e abbiamo un touchscreen sul quale l'utente visualizza le metodiche passo passo, quindi può, e lo vediamo dopo, si possono leggere le metodiche come se le avessero su carta. Entrambe le parti, sia la parte di incubazione che la parte di lettura, sono termostatate a 37 gradi. Questo perché, nel caso dell'utilizzo di enzimi, è fondamentale la temperatura, e questo ci permette anche di ridurre i tempi di incubazione, avere una temperatura a 37 gradi. E
come dicevo prima, le celle di lettura sono costituite da LED, quindi sono celle di lettura che hanno lunghezze d'onda fisse e che non hanno nessun tipo di problema di esaurimento. Inoltre, quando lo strumento viene acceso, c'è una fase di controllo della cella di lettura stessa che permette all'utente di essere sicuro della perfetta funzionalità dello strumento prima di iniziare a fare l'analisi. Vediamo le caratteristiche dei reattivi. Come dicevo prima, i reattivi sono preinfialati. La particolarità dei nostri sistemi è che produciamo buste da 10 analisi, dove 10 analisi vuol dire 10 cuvette preinfialate. Quindi all'interno di ogni busta voi troverete 10 cuvette già pronte. Una cuvetta vuol dire un'analisi, per esempio una busta di 10 analisi, 10 domande. Come dicevo poc'anzi, non c'è nessuna calibrazione da fare, per questo perché produciamo noi i nostri reattivi e li andiamo a calibrare sui nostri strumenti. E la calibrazione rimane la medesima, perché siamo in grado ovviamente di riprodurre il reattivo sempre nello stesso modo e quindi possiamo trasferire la calibrazione all'interno dello strumento stesso. Quando a volte mi dicono, ci sono anche altre aziende che riportano anche utilizzi di QR code o cose di questo tipo per leggere la calibrazione, questo è dovuto al fatto che spesso questi reattivi non hanno la stessa struttura interna, quindi dal punto di vista chimico, quindi è necessario cambiare tutte le volte la calibrazione. Nel nostro caso questo non avviene, quindi non abbiamo bisogno di un QR code per quanto riguarda i nostri reattivi. E perché questo? Perché la calibrazione è inserita direttamente nella macchina e rimane sempre la stessa. I reagenti ovviamente sono pronti all'uso, li vediamo dopo, e la shelf life dei reattivi va dai 6 mesi a un anno, in la gran parte a un anno. Abbiamo qualche reattivo che ha una vita media di 6 mesi, però la gran parte a un anno, ne abbiamo molti anche a un anno e mezzo, per esempio. Ok, vediamo i due sistemi, il più grande e il più piccolo. Il sistema più grande ovviamente permette di fare tutte le analisi, quindi è completo e ha la possibilità di fare tutte le analisi. Ha la stampante a bordo, come dicevo prima, dà la possibilità di lavorare nei due modi, 16 analisi dello stesso parametro su campioni differenti, oppure modalità multitasking, che prevede analisi differenti sullo stesso campione. Lo strumento piccolo ha ovviamente soltanto la cella di lettura, però siccome la cella di lettura è formata da 4 pozzetti e durante l'esecuzione di un'analisi se ne utilizza una soltanto, le altre 3 possono essere usate per incubazione. Quindi quello che si può fare è che si possono fare batterie di analisi da 3 da 3 analisi, praticamente batterie da 3 analisi e non ovviamente da 16. Il YLab Junior è configurabile, quindi può essere configurato con analisi a scelta, quindi se non siete interessati all'intero pannello, potete ovviamente scegliere 3 analisi o anche di più, perché comunque oltre alle 3 se ne possono aggiungere altre, ovviamente le altre sono a pagamento e non alla stampante, come si può ben vedere. Quindi, e per quanto riguarda la modalità di lavoro, come dicevo prima, si può fare soltanto l'analisi in batteria, quindi 3 analisi della stessa tipologia, non si può fare la modalità multitasking, quindi analisi differenti sullo stesso campione. Allora, scendiamo un po' più nel dettaglio per quanto riguarda l'utilizzo del YLab all'interno del processo di vinificazione. Come dicevo prima, si possono effettuare analisi su uve, analisi su mostra, analisi su più. Quindi si può controllare l'intero processo di vinificazione. Qui trovate un po' tutte le analisi messe intorno allo strumento che si possono fare con il YLab. Quindi si possono ovviamente analizzare praticamente tutte le analisi interessanti dal punto di vista dei polifenoli, quindi l'indice dei polifenoli totali, intensità e tonalità colorante, ovviamente, acidità totale pH, analisi molto importante, l'azoto prontamente assimilabile,
suddiviso nelle due parti, la parte organica e la parte inorganica. Gli zuccheri, sia come zuccheri totali, fermente scibili, che anche glucosio e fruttosio separatamente. Analisi un po' più esotiche del tipo acido gluconico e acido glucuronico, le due sono fortemente utilizzate dai clienti che abbiamo nello champagne, in questo caso sto parlando di Moët Chandon e Vertigo, che utilizzano migliaia di analisi direttamente in fase di ammostamento, con l'obiettivo di determinare la categoria del mosto. In questo caso loro vanno a utilizzare in realtà non soltanto acido gluconico e acido glucuronico, o meglio galatturonico, ma utilizzano anche acido acetico e glicerolo. Utilizzano quindi queste quattro analisi per individuare una categoria per individuare la categoria del mosto e dare una categoria al mosto e poi impostare successivamente un opportuno protocollo di vinificazione. Si analizza il calcio, molto importante per la stabilità del vino, alcol, la fermentazione malolattica, quindi acido malico e acido lattico, eccolo là sopra, le due solforose, solforosa libera e totale, e poi abbiamo anche un pannello specifico per la microossigenazione, che prevede analisi particolari che abbiamo messo a punto in collaborazione con Parsec. Allora, andiamo a vedere ovviamente l'analisi delle uve. Si può ovviamente in modo semplice andare a effettuare una maturazione tecnologica attraverso analisi degli zuccheri e dell'acidità totale, oppure anche una maturazione fenolica utilizzando un metodo di Glory ottimizzato sull'utilizzo appunto del Wine Lab. E quindi questo ci permette in poco tempo, circa mezz'ora o poco più, di avere un'idea della maturazione fenolica. L'analisi del mosto. Ovviamente il mosto è un liquido a alta concentrazione zuccherina ed è di elevata torbidità, quindi si deve, per fare un'analisi fatta bene, andare a trattarlo un po'. Però ecco, una cosa che ho dimenticato di dire prima è che uno dei vantaggi del Wine Lab è l'utilizzo di micro quantità di campioni. Questo vantaggio ci permette di utilizzare, nel caso del mosto, nella fase appunto di ammostamento, anche durante la fermentazione alcolica, ci permette di ottimizzare il trattamento, riducendolo molto e semplificandolo. In pratica, come lo si fa? Abbiamo due accessori che vediamo dopo, un bagno ultrasonico per eliminare la CO2 in caso di mosto in fermentazione, oppure una semplice centrifuga, una piccola centrifuga che permette la chiarifica del mosto. Dicevo prima, si utilizzano micro quantità vuol dire quantità dell'ordine dei microlitri. Microlitri, giusto per fare un paragone, una goccia, la comune goccia è 50 microlitri. Noi si utilizzano con la micropipetta che abbiamo, si prelevano quantità che vanno dai 10 ai 50-100 microlitri, quindi si lavora veramente con quantità ridottissime, e questo appunto permette di utilizzare una mini centrifuga o un semplice bagno ultrasonico, che è normalmente usato per la pulizia dei gioielli, per la rimozione della CO2. Quindi, come vedete, in pochi minuti si riesce a degassare completamente un mosto in fermentazione, oppure anche a centrifugarlo, e quindi a ottenere un liquido completamente chiarificato, sul quale poi si vanno a fare tutte le analisi che vogliamo. Quindi non è niente a che vedere con il metodo di riferimento, che prevede almeno il prelievo di 15 millilitri, 10 millilitri, solo per un'analisi. Qui con 2 millilitri si riescono a fare tutte le analisi che si vogliono. Ok, andiamo a vedere sempre per quanto riguarda il mosto, l'analisi degli zuccheri, che è una delle più importanti per seguire anche la fermentazione alcolica stessa. Come dicevo prima, si possono analizzare gli zuccheri in tre modi, abbiamo tre tipi differenti, quindi zuccheri fermente scibile, che è il kit più largamente utilizzato, che dà la somma degli zuccheri fermente scibile, quindi glucosio e fruttosio, o qualora saccarosio, anche nel caso di aggiunta di saccarosio, oppure il kit glucosio e fruttosio, che apparentemente è la stessa cosa, ma dà il risultato espresso in glucosio e fruttosio, quindi dà effettivamente le due concentrazioni dei due zuccheri. In questo caso, ovviamente, per quanto riguarda quando si parla di mosto, si deve per forza data l'elevata concentrazione,
si deve per forza di cose andare a diluire, quindi con i due kit, il succhi di fermenti scibili o glucosio e fruttosio, si utilizza un kit di diluizione. Okay? Mentre per quanto riguarda gli zuccheri fermenti scibili, in questo caso abbiamo l'ultimo kit che include il saccarosio, quindi se andiamo ad aggiungere a un mosto una concentrazione di 20 grammi litro di saccarosio, andiamo a ottenere un DAP, in questo caso di 2,50, che è la somma dei 20 grammi di saccarosio aggiunti più i relativi 230 che sono presenti, sono presenti naturalmente. Ovviamente in questo caso il kit, quindi scusate c'è un piccolo errore, diciamo per quanto riguarda gli zuccheri fermenti scibili, glucosio e fruttosio è semplicemente un kit di diluizione, mentre è un kit di diluizione inversione quando si parla degli zuccheri fermenti scibili. In questo caso si deve la diluizione realizzata con un enzima che va a scindere il saccarosio. Okay. Ovviamente se poi non è chiaro nella sessione domande e risposte ne possiamo praticamente parlare. Quindi qui abbiamo visto l'analisi degli zuccheri in fermentazione, o meglio all'inizio della fermentazione e durante la fermentazione. Allora, alla fine della fermentazione alcolica si possono avere due casi fondamentalmente, il caso un po' più brutto direi che è quello della resta di fermentazione che tutti ovviamente vogliamo evitare. Quindi in questo caso può rimanere quindi una quantità di zuccheri residua, quindi è questo il caso in cui potrebbe essere utile l'utilizzo del kit glucosio e fruttosio che permette di scindere le due componenti e quindi vedere qual è lo zucchero che è rimasto in maggioranza e andare poi a scegliere un lievito più adatto per far ripartire la fermentazione. Alla fine della fermentazione classica, regolare, quella è andata bene, abbiamo ovviamente una curva senza diluizione, quindi in questo caso si preleva il campione tal quale, successivamente vedremo come analisi due analisi, l'acido malico e la solforosa, non a caso perché l'acido malico è una delle l'analisi dell'acido malico è una delle analisi più importanti e rappresenta anche come manualità esattamente molte altre analisi, tra cui anche gli zuccheri, l'analisi dei zuccheri è esattamente uguale all'analisi dell'acido malico, quindi vi potete immaginare quello che vedrete con il malico è praticamente identico anche con gli zuccheri. Quindi a fine della fermentazione alcolica abbiamo un range utilizzabile che va da 0,1 a 18 grammi litro, quindi senza nessun tipo di diluizione, quindi si preleva il campione e si fa l'analisi direttamente. Qui, come vedete, ho aggiunto un appunto, ovviamente si va a determinare gli zuccheri fermenti scibili, quindi glucosio e fruttosio. Quindi se per esempio si compara un'analisi di questo tipo con un classico Felling, si trovano evidentemente delle differenze perché l'analisi del Felling, oltre a essere un'analisi delle sostanze riducenti in generale, quindi non soltanto di zuccheri, dà, è chiaro, un risultato più elevato perché comprende anche l'analisi, la determinazione dei pentosi. Quindi normalmente un grammo litro, un e mezzo, anche due, può andare a coincidere con il nostro 0,1 o inferiore a 0,1. Okay? Anche su questo, se ci sono domande, successivamente ne parliamo. Ok, l'analisi dell'acidità totale, ovviamente, metodo. Mi sono dimenticato di dire, nel caso dell'analisi degli zuccheri, che è il metodo di riferimento, praticamente, uno dei metodi di riferimento, e i metodi di riferimento praticamente sono tre, o HPLC, o metodo enzimatico, il nostro, oppure il metodo delle sostanze appunto riducenti, che sono comunemente chiamati zuccheri, ma non sono solo gli zuccheri a reagire. L'analisi dell'acidità totale, correlata al metodo di riferimento, si può ovviamente effettuare sia su mosto che su vino e ha un range che va da 0,5 a 10 grammi litro espresso in acido tartarico. Abbiamo anche la configurazione specifica per la Francia che prevede l'espressione del risultato in acido tartarico. Le altre analisi normalmente effettuate sul mosto, l'acido acetico, anche in questo caso analisi di riferimento, con un range che va da 0,05 a 1,20 grammi litro. Qui c'è anche la possibilità di salire, nessun problema. Quello che si fa, per esempio, abbiamo
customizzato talvolta l'analisi dell'acido acetico per un'applicazione che prevede la rimozione dell'acido acetico stesso nel mosto, e questa la si fa semplicemente riducendo il volume di campione. Quindi in questo modo, andando a ridurre il volume di campione, si può estendere a un valore più alto il limite superiore. Acido malico, anche questo fattibile tranquillamente sul mosto, anch'esso metodo di riferimento con un range che va da 0,05 a 5 grammi litro. In questo caso, stessa cosa, si può, qui sto parlando per esempio di vini, non so, dell'Alto Adige o Riesling che hanno concentrazioni di malico talvolta molto elevate, si può tranquillamente estendere il limite anche a 10 grammi litro, semplicemente riducendo alla metà il volume di campione che si utilizza per l'analisi. Solforosa totale, classica analisi, che si può fare ovviamente anche la libera. Ne parleremo un po' della solforosa totale, permette il nostro metodo, è un metodo che porta numerosi vantaggi, tra i quali l'assenza dell'interferenza dell'acido ascorbico o di tannini con caratteristiche riducenti. E soprattutto ovviamente non è un metodo che non è... Non subisce assolutamente l'interferenza del colore. Quindi sono questi tre i vantaggi principali del nostro metodo. Tutto questo perché il metodo Wine Lab non è un metodo redox. Non nascondo che l'analisi della solforosa libera è quella ovviamente più venduta. Ok, altre due analisi fondamentali, come dicevo prima, avevo accennato prima l'acido gluconico. Partiamo però dall'azoto prontamente assimilabile, che è anch'esso analisi molto importante, sempre più utilizzata, sempre più utilizzato, quindi azoto prontamente assimilabile, che in realtà è costituito da due analisi. Le due analisi permettono di scindere il contributo dell'azoto ammoniacale, dell'ammonio, dall'azoto organico, quindi dall'azoto aminocinico. Il metodo è il metodo ormai utilizzato ampiamente anche nei laboratori e non risente questo metodo come succede per esempio nel metodo di Formolo, delle interferenze della prolina e dell'idrossiprolina, che sono amminoacidi non fermentescibili che però reagiscono con il reattivo di Formolo. In questo caso l'analisi, sia l'analisi che utilizza il Wine Lab, ma l'analisi ovviamente viene fatta anche perché utilizzano lo stesso metodo anche nei laboratori. In questo caso l'analisi non risente di questo problema, che porta inevitabilmente a una sovrastima dell'analisi. Dicevo prima, l'analisi dell'acido gluconico e anche dell'acido galatturonico. Abbiamo sviluppato questi due test proprio per i clienti che abbiamo nello champagne. Purtroppo non sono in grado di dirvi come lo utilizzano, perché ovviamente non me l'hanno mai detto. Ci hanno chiesto di svilupparli, sono metodi che abbiamo sviluppato, correlati ai loro metodi di riferimento interni, però ecco, purtroppo non ho idea del significato. Avremo un webinar che faremo fare tra 10 giorni in collaborazione con un enologo francese che farà una lezione specifica su il controllo dei mostri, e naturalmente parleremo anche di questo tema. Spero che lui ci sappia dire un po' di più a riguardo. Ok, come dicevo prima, nello champagne questo metodo acido gluconico, acido galattronico è in abbinamento a glicerolo e acido acetico per dare una determinata categoria al mosto che si va a estrarre, quindi impostare poi un opportuno protocollo di vinificazione. Allora, la macerazione, quindi parlando appunto di vino rosso, come si può controllare l'estrazione del colore? Quindi la si fa andando ad analizzare il colore direttamente, quindi assorbanza 420, 520 e 620 nanometri, antociani totali o indice dei polifenoli totali. Ovviamente in questo caso è fondamentale sempre l'utilizzo della centrifuga per eliminare la torbidità, e nel caso di mostro e fermentazione, bagna ultrasuoni per eliminare la CO2. La fermentazione malolattica, quindi in modo molto semplice, lo vediamo dopo, si può effettuare un'analisi di acido malico o un'analisi di acido L-lattico, L-malico e L-lattico. Quindi
Quindi, se si vuole andare a vedere se è partita una fermentazione malolattica, ovviamente è più utile fare un acido L-lattico, che mi dà una certezza per quanto riguarda la partenza della fermentazione malolattica, e dà direttamente l'acido che interviene nella fermentazione malolattica. Perché dico questo? Perché se l'analisi la si fa con un HPLC, l'analisi, il risultato dell'HPLC non distingue l'L dal D-lattico. Quindi io posso trovarmi uno 0,30-0,35 come risultato e posso dire sì, la fermentazione malolattica è partita, in realtà non lo è affatto, perché questo 0,35 può essere tutto acido D-lattico che viene dalla fermentazione alcolica, quindi dagli esiti. Quindi è molto importante in questa fase, lo dico perché mi è capitato in cantina, ho avuto esperienze di questo tipo e effettivamente l'analisi per HPLC non permette di sapere con certezza la partenza. Chiaro, se ho un risultato di 0,8 grammi litro, quasi sicuramente almeno 0,4-0,5 di acido L-lattico c'è, però se ho un valore intorno a 0,3-0,4 potrebbe essere tutto acido di lattico. Ovviamente, dopo la partenza, vado a seguire la fermentazione malolattica con il solo acido L-malico, arrivando alla fine della fermentazione malolattica con una possibilità di rilevazione fino a 0,05 grammi. Ok, per quanto riguarda la stabilizzazione del colore, come ben sapete meglio di me, ci sono varie tipologie, varie tecniche, scusate. Per quanto riguarda il monitoraggio dei polifenoli, come dicevo prima, si possono utilizzare gli antociani, l'indice dei polifenoli totali. Abbiamo l'indice dei polifenoli totali, ho dimenticato di dire, è praticamente la lettura dell'assorbanza a 280 nanometri. Notate bene, lettura dell'assorbanza a 280 nanometri con una semplice cuvetta in plastica. Questo ancora perché l'utilizzo dei LED ci aiuta in questo senso. Perché i LED hanno una potenza radiante molto più elevata rispetto alla lampada normale, e in più la plastica che utilizziamo è una plastica che ha un minimo di assorbimento a 280 nanometri, quindi si può tranquillamente lavorare con una cuvetta in plastica per l'analisi dell'indice di polifenoli totali. Quindi si va in barba, diciamo, alla didattica che insegna che per un'analisi a 280 nanometri è per forza di cose necessaria una cuvetta in quarzo, in realtà nel nostro caso non lo è. Altra analisi dei polifenoli totali è il reattivo correlato con la metodica Foley-Chapatteau. Ovviamente c'è anche il colore come assorbanza alle tre lunghezze d'onda. Questo è quello di cui vi avevo accennato prima, in collaborazione con Parsec abbiamo sviluppato un pannello di analisi specifico che può essere utilizzato nel software Parsec MOXIsi, che individua sulla base dei polifenoli la dose ottimale di ossigeno che deve essere utilizzata per quel tipo di vino. Quindi in pratica con il Wine Lab si vanno a fare questa serie di analisi, si inseriscono nel software, il software dà il risultato in concentrazione di ossigeno e poi con il Pizzano 5000 si va a effettuare la liposizzazione. Passiamo al bianco. Ovviamente in gran parte non ci sono tantissime differenze dal punto di vista del controllo delle fermentazioni e la produzione tecnologica anche qui su pH di acidità totale, parlando ovviamente di uve o anche di mosto, ovviamente e qui è fondamentale, prima ho parlato di acido glucolico e galatturonico, ovviamente riferito a spumanti o a champagne, è fondamentale comunque, è chiaro, anche come dicevo prima, anche per i vini rossi. E quindi ripeto, ribadisco l'importanza dell'analisi del gluconico per individuare lo stato sanitario del mosto. L'analisi viene fatta molto in Francia, purtroppo un po' meno in Italia. Ok, l'estrazione del mosto. In questo caso si può intervenire in vario modo. I due principali interventi che permettono di gestire l'estrazione del mosto è l'utilizzo dell'assorbanza a 420 nanometri, oppure anche, e abbiamo molti clienti che lo utilizzano, l'analisi dell'indice dei polifenoli totali, che permette di seguire l'estrazione delle catechine,
interrompendo quindi l'estrazione del mosto quando si ritiene che le catechine siano troppo elevate. Per quanto riguarda appunto le fermentazioni, nel caso del bianco o rosso, appunto, sono gli stessi, quindi non c'è nessun tipo di differenza. Per quanto riguarda invece la parte della fermentazione malolattica, qui abbiamo un'ulteriore possibilità, ovvero un kit che permette la determinazione di entrambi gli acidi con una sola analisi, ovvero è un po' un analogo dell'analisi glucosio-fruttosio. Come si diceva prima, l'analisi del glucosio e fruttosio che permette di sapere quanto glucosio e quanto fruttosio ho sia all'inizio, prima della fermentazione, oppure anche durante tutta la fermentazione. In questo caso si parla appunto di malolattica e quindi questo kit specifico, che chiamiamo appunto kit malolattica, permette la determinazione con una sola analisi di acido malico e acido L-lattico, L malico e acido L-lattico. Per esempio, questo è un kit che potrebbe risultare utile per quei vini nel quale si va a interrompere la malolattica a metà, quindi in un sol colpo riesco a sapere sia l'acido malico che l'acido lattico. L-lattico, come dicevo prima. Nella fase di imbottigliamento, ovviamente, è fondamentale l'analisi della solforosa libera, l'analisi della solforosa totale, e è chiaro l'analisi del grado alcolico. Ripeto, per quanto riguarda l'analisi, le due analisi, solforosa libera e totale, coppia, solforosa libera e totale, queste hanno un reagente differente, ma in entrambi i casi non subiamo l'interferenza né dell'acido ascorbico, né di sostanze riducenti varie o tannini, né del colore. Per quanto riguarda appunto le sostanze riducenti o l'acido ascorbico, perché? Perché il metodo che utilizziamo non è un metodo redox. E quindi non risente di questa problematica. Per esempio, nel caso del settore birra, anche nel settore birra è molto importante, specialmente nel settore industriale, questa analisi. Ovviamente lì non abbiamo la distinzione tra libera e totale, ma esiste soltanto la solforosa totale. In questo caso abbiamo il nostro kit validato da Heineken. Perché per quanto riguarda il Beer Lab è stato appunto validato dal gruppo Heineken e su varie analisi importanti nel settore brassicolo, e tra questi ovviamente c'è anche la solforosa totale. E devo dire che il metodo di riferimento nel settore birra è proprio il metodo che utilizziamo noi, cioè il principio del metodo, utilizziamo lo stesso principio del metodo di riferimento che utilizzato nel settore birra. Qui ho riportato un po' di correlazioni con i metodi di riferimento. Questi sono dei grafici di correlazione di uno studio fatto e verrà pubblicato a breve, faremo un mail specifico su questo, fatto dall'Università degli Studi di Firenze, che ha messo in comparazione, questo l'abbiamo fatto per vari strumenti che abbiamo, il Food Lab o anche il Beer Lab, e abbiamo praticamente comparato sulle analisi principali, che non sono solo queste, ma ne abbiamo altre, i Wine Lab con una delle metodi di riferimento. In questo caso, nel caso del malico, mi pare sia stato usato l'HPLC, l'acetico o il metodo enzimatico, gli zuccheri, il metodo enzimatico. Questo per evitare il problema di. Come dicevo prima, per quanto riguarda gli zuccheri, non ha molto senso andare a correlare con un metodo che risente dell'interferenza dei pentosi, come per esempio il metodo Fehlinger, il metodo per titolazione. Quindi, come vedete, le correlazioni sono tutte molto buone e lo studio sarà pubblicato a breve. Concludendo, il Wine Lab ovviamente è un sistema semplice alla portata di tutti, che permette di realizzare il controllo di qualità in cantina e permette di seguire il processo di vinificazione. Vi è ovviamente la possibilità di prendere decisioni in modo tempestivo, in pochi minuti, durante tutta la fase di vinificazione. Si può, come dicevo prima, passare dal controllo delle uve al controllo del mosto, al controllo del vino finito. E altra cosa importante, l'analizzatore può essere usato in sistema, Wine Lab può essere usato da chiunque. Non è necessaria
una competenza tecnica specifica, ovviamente è necessario un minimo di approccio alla macchina o un po' di prove preliminari per questo, come qualunque altro strumento, per iniziare appunto a utilizzare. Fondamentale, non è necessario nessun tipo di metria, quindi con un bank e l'utilizzo dei reattivi e un po' di costo per i due accessori che dicevo prima, quindi bagno ultrasonico e centrifuga, si può praticamente allestire un laboratorio enologico completo. Ok, a questo punto direi di andare a vedere come funziona, quindi andiamo a cambiare, a switchare sulla telecamera e passiamo alla telecamera di movimento. Allora, un attimo. Intanto Simone ti ho tolto lo schermo, quindi adesso si vedrà la telecamera bella in grande, quindi ottimo. Ok, ti confermo che si vede perfettamente. Ok, la luce è giusta, mi sembra. Sì. Perfetto. Ok. Allora, qui vedete, si fa una ripresa su tutto. Allora, quindi abbiamo Wildlab Junior. Come vedete le dimensioni sono ridotte in entrambi i casi, come dicevo prima, sia il Wildlab che il Wildlab stesso può essere tranquillamente trasportato in valigia, il Wildlab Junior è trasportabilissimo, direi. Le interfacce sono praticamente uguali, ok? Qui abbiamo le analisi scelte dal cliente. Nel caso invece del Wildlab, cosa che non ho detto prima e che vado a dire adesso, è che il l'analizzatore Wildlab può essere correlato anche delle altre matrici beverage, quindi in questo caso kombucha, sidro e birra. Acqua in questo caso è per la produzione della birra stessa. Quindi si possono, questo lo si ha in questa modalità molte volte negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti le cantine sono solite, anche molte cantine producono anche birra, quindi hanno tutto il vantaggio di avere in un unico strumento anche la configurazione per fare analisi su birra e su acqua. Ok, a questo punto andiamo a su quello che ci interessa, quindi analisi, come dicevo prima, di malico, e vedremo anche una solforosa totale. Quindi questo è un esempio di kit, ok? Quindi kit per acido malico, all'interno troviamo le cuvette preinfialate e in questo caso due reattivi per effettuare l'analisi. All'interno abbiamo le altre cuvette. Lo stesso per la solforosa totale, 10 cuvette, in questo caso abbiamo soltanto un reattivo che dovrà essere utilizzato. Allora, partiamo dall'acido malico che ha 3 minuti di incubazione, quindi seleziono l'analisi mallattica. All'interno di mallattica mi ritrovo il kit mallattica che abbiamo visto prima e l'analisi dell'acido L lattico, l'analisi dell'acido L malico. Quindi seleziono l'acido L malico, vediamo un po'. Ora inquadriamo, muoviamo un po' la telecamera e vediamo il display. Quindi, come vedete, abbiamo sul display scritta la metodica. In questo caso dobbiamo aggiungere 50 microlitri di reattivo R1A, che è uno dei due flaconi che abbiamo visto, più 20 microlitri di campione. Questa è una metodica, diciamo, concisa. Posso comunque premere su Help e leggere una metodica un po' più strutturata con l'aiuto delle immagini. Questa è una metodica passo passo, quindi io qui vado a vedere tutte le operazioni che devo fare nella prima fase. Successivamente, quando vado avanti, avrò la fase successiva. Ok, quindi a questo punto andiamo a effettuare il prelievo del campione, quindi, o meglio del campione, non del campione, ma
dell'R1. Quindi selezioniamo 50 microlitri. E premevo 50 microlitri di R1. Apro la provetta e aggiungo i 50 microlitri all'interno della provetta. Chiudo, agito e poi vado ad aggiungere il campione. Cambio puntale, cambio volume. Ora, normalmente nel Wine Lab è presente, non l'ho utilizzata ora, ma è presente una mini pet, si chiama una pipetta molto semplice a volume fisso che viene utilizzata per gli attivi. Quindi in questo caso abbiamo dovuto usare la mini pet. Io, essendo di estrazione chimica, sono solito, sono più appassionato, ma è uguale, ovviamente è la stessa cosa. 20 microlitri di campione, quindi preleviamo il campione, andiamo su un vino bianco. L'unica cosa che dobbiamo fare è andare a pulire l'esterno del puntale. Questa è l'operazione più difficile da fare. In questo modo pulisco l'esterno, quindi ora ho esattamente 20 microlitri di campione all'interno del puntale. Cosa faccio? Apro la provetta e inserisco il puntale all'interno del liquido. Come vedete, comunque vado all'interno del liquido e premo 3-4 volte per, in questo modo, per rilasciare tutto il campione all'interno. Voilà, chiudo la provetta e a questo punto do via al minuto di incubazione. Questo è un minuto di incubazione che serve per omogeneizzare il contenuto della provetta. Okay. Successivamente cosa faremo? Andremo a leggere il bianco, quindi il colore di partenza, andremo a prelevare il secondo reattivo, si aggiunge in cuvetta, avremo altri 3 minuti, dopo i 3 minuti si rilegge nuovamente e abbiamo il risultato. Questo è l'analisi dell'acido malico. Come dicevo prima, questa analisi è un'analisi enzimatica, questa manualità è esattamente la stessa degli zuccheri, dell'acido lattico, di parte dell'azoto prontamente assimilabile, del gluconico, dell'acetico, quindi tutte le analisi enzimatiche hanno questa stessa struttura, quindi vi potete immaginare gli zuccheri sono uguali identici, il lattico uguale identico, l'acetico è uguale identico. Nel frattempo è finita l'incubazione, lo strumento suona, quindi andiamo a prendere avanti, c'è la possibilità di selezionare il campione 1, qui è chiaro che si può andare a cambiare, se uno vuole, il nome del campione. A questo punto dobbiamo prendere la cuvetta, inserirla nella cella di lettura e si legge il bianco, quindi il colore di partenza. Come vedete è diventata blu il campione 2, quindi io potrei, come dicevo prima, fare una batteria di campioni, quindi preparare più campioni, più cuvette e aspettare lo stesso minuto per tutti o i 3 minuti successivi per tutti. Quindi vado a ammortizzare notevolmente il tempo d'analisi. Facendo una sola analisi premiamo su stop e si passa a questo punto alla fase successiva che prevede l'aggiunta di 50 microlitri di R2 che è l'altro flacone contenuto nella busta dell'analisi. 50 microlitri. Si apre la cuvetta e si aggiunge semplicemente, in questo caso per i reattivi non c'è bisogno di pulire come abbiamo visto prima, si aggiunge dall'alto e questo. Come vedete si fa l'analisi in camicia senza bisogno, per mettermi anche una cravatta, ma ho evitato. Quindi si agita e si dà il via ai 3 minuti di incubazione. Ok, nel frattempo questo è un semplice tempo di incubazione, quindi io posso andare a fare un'altra analisi. Vado su Home e premo continua per non interrompere l'analisi che sto facendo e quindi appare una scritta analisi in background, dove vedo l'analisi dell'acido malico.
questo punto seleziono un'altra analisi e vado a selezionare l'analisi della solforosa, andiamo a fare la solforosa sul rosso, sull'altro vino che abbiamo, e entro in analisi. Quindi tutto questo mentre aspetto l'analisi dell'acido malico. Quindi, sempre la stessa cosa, ho la metodica scritta, quindi aggiungere 25 microlitri di vino. Come vedete, la manualità di uno strumento di questo tipo è semplicemente sapere utilizzare una pipetta, quindi non è nulla di trascendentale. Quindi prelevo i 25 microlitri, in questo caso devo andare a pulire l'esterno, la manualità per quanto riguarda il campione è sempre la stessa, e aggiungo i 25 microlitri all'interno del liquido, come ho fatto prima per il bagno. Premo più volte e il campione è fatto. Chiudo. Agito e vado a leggere il bianco. In questo caso l'analisi è molto più breve perché ho solo 1 minuto di incubazione. Prima però devo andare a mettere i 50 microlitri di reattivo R2, che ovviamente è contenuto nel kit. Reattivo R2. Nuovamente la provetta e faccio l'aggiunta. Anche in questo caso senza pulire i reattivi sono in eccesso, quindi non è, anche se metto qualche microlitro meno non cambia assolutamente niente. Come vedete si sviluppa, non so se lo riuscite ad apprezzarlo, forse no, non è molto, un colorino giallo, che l'intensità di questo colore forse è un po' difficile. Comunque l'intensità di questo colore è proporzionale alla solforosa totale. Quindi do il via al timer. Tutto questo mentre stiamo aspettando il manico. Quindi per controllare il manico io posso andare su analisi in background, acido delle manico, praticamente siamo a fine dell'incubazione e andremo a leggere il risultato. Posiziono la cuvetta nella cella di lettura indicata dalla luce e leggo e ho il risultato 1,81 su carta o su display. A questo punto si può, premendo sempre sul background, andare sulla solforosa totale, che nel frattempo è arrivata a termine praticamente, e ora andiamo a leggere anche la solforosa totale. Come sempre lo strumento suona, cuvetta, e andiamo a leggere il software. Qui abbiamo un risultato di 90, anche questo stampato su carta o visualizzato sul display. Questa è la manualità dello strumento, come dicevo prima. Ecco, questa mi hanno dato giustamente la mini pet che viene utilizzata a volume fisso di 50 microlitri per fare il prelievo. Questo perché la gran parte dei reattivi è, come avete visto, R1A, R2 per entrambe le analisi, malico e solforosa totale, di 50 microlitri. Quindi, diciamo, per agevolare chi fa l'analisi, è prevista un l'utilizzo di una pipetta di questo tipo a volume fisso. Quindi, come dicevo prima, le analisi hanno questa manualità qui. Il manico è una delle analisi, diciamo, più difficili, come visto è semplicissimo. La solforosa, sia libera che totale, prevede l'utilizzo di un solo reattivo e non di due, quindi è ancora più semplice dell'analisi del manico. Giusto un passaggio, vediamo la parte del trattamento del mosto. Qui abbiamo ora, ovviamente
ovviamente non ho un mosto in questo caso, una cosa che non ho detto prima, nel trattamento, chiaro, di vini frizzanti si deve andare a degassare per qualsiasi cosa. Quindi si va a riempire una Falcon o comunque una provetta da 10 ml di questo tipo, ok? E la si posiziona nel bagno a ultrasuoni, il quale deve essere riempito di acqua. Avvicinati un po', forse si vede meglio. Quindi, ok, quindi si dà il via al bagno e come si vede, questa è la fase di degassatura. Ora, praticamente, questo vino è già degassato, la schiuma che si vede sopra, vedi, sta già velocemente scendendo, è praticamente già degassato. Quindi, ora, normalmente la si può tenere anche per 2 minuti per essere sicuri, però ecco, in questo caso il vino sarebbe già prelevabile con la pipetta. Mentre la centrifuga, qui ovviamente le centrifughe vanno bilanciate, altrimenti cominciano a camminare sul tavolo. Qui avete questo non so se si apprezza, questo è il volume di mosto che ci serve nel nostro caso, è ampiamente il volume di mosto che ci serve, quindi nella parte più bassa si vede tutta la parte solida, la parte sopra di circa 1,5 litri è completamente utilizzabile per qualunque analisi. E come avete visto i volumi di prima vanno intorno ai 20-50 microlitri, 20-25 microlitri, con questa quantità si possono fare tutte le analisi che vogliamo. Quindi, come dicevo prima, centrifuga per eliminare la torbidità, bagno a ultrasuoni per eliminare la CO2. CO2 che si ritrova nei mosti in fermentazione o in vini frizzanti. Quindi se voglio fare un'acidità totale in un vino frizzante, è chiaro che devo per forza di cose eliminare il contributo della CO2, uno perché non riesco a prelevare il campione, due perché la CO2 contribuisce all'acidità totale e non è un'acidità totale, e non è un vero contributo all'acidità totale perché è appunto un gas. Penso di aver detto un po' tutto, ora a questo punto possiamo andare a rispondere alle eventuali domande. Perfetto Simone, ottimo, intanto è venuta veramente molto bene questa parte dimostrativa, chiedo in realtà anche al pubblico cosa ne pensano, se gli è piaciuta questa esperienza un po' diversa, e intanto vado a condividere un po' quelle che sono le slide, datemi un secondo che mi... ecco qua, ecco perfetto che hai il tuo... Lala. Ok... Perfetto. Ok, bene, passiamo alla parte di domande e risposte. Mi è arrivata una domanda da Cosimo che, beh, intanto ne sono arrivate già un po'. Fedora dice fantastico, molto chiaro, quindi sulla parte video, quindi bene, grazie Fedora. Cosimo ci chiede la durata dei reattivi. Ok, la durata dei reattivi semplicissimo, diciamo la media della durata è un anno, quindi si parla di una busta da 10 analisi che dura un anno, abbiamo alcuni kit, sono 2-3 non di più, che hanno una durata un po' più bassa, le altre hanno anche una durata di un anno e mezzo, anche qualcosa in più, quindi possiamo dire che la durata media è di un anno. Da conservarsi, questo lo aggiungo io, normalmente in frigo. Abbiamo qualcosa che si conserva a meno 20, due kit mi pare si conservano a meno 20, uno è l'alcol e l'altro l'acido acetico, la gran parte degli altri va a 2-8 gradi. Ottimo. Allora. Stanno arrivando un po' di domande e... Allora, ci sono un bel po' di persone, in realtà adesso ti dico anche chi... Allora, Matteo, Caterina, Francesco... vorrebbero sapere o avere quantomeno un'idea indicativa del costo dello strumento o quantomeno del costo ad analisi. Vedi tu se rispondere adesso o se magari rispondere in privato a loro più tardi. Vedi tu, per me è indifferente, non ci sono problemi. Effettivamente siamo per quanto riguarda lo strumento grande, sui 6.000 euro. Il costo di analisi ovviamente cambia dal tipo di analisi, possiamo dire una media è intorno ai 2,5 euro a testa. Ovviamente considerando che sono reattivi già infialati, pronti all'uso e precalibrati. Ovviamente come avete scritto, vedete scritto, potete tranquillamente scriverci a info@cdrfood.com e avrete tutti i prezzi
nel caso. Ok, allora vediamo un attimo. Claudio ci chiede: con una busta quanti campioni possiamo analizzare? 10 analisi. Le buste sono, per tutti i nostri strumenti si parla sempre di buste da 10 o da 100 analisi. Il kit da 100 è costituito da 10 buste da 10. Quindi una busta all'interno trovate 10 cubette già pronte, quindi questo significa 10 analisi di acido malico o 10 analisi di zuccheri in base al kit che avete acquistato. Perfetto, ti faccio invece la domanda slash commento di Gennaro che ci chiede: tutto quello che facevo vedere ai ragazzi manualmente, insegnava in un istituto tecnico agrario, mi pare di ricordare, adesso è riunito in un solo strumento. Voglio chiedere se tale strumentazione è ordinata dalle scuole agrarie. Sì, assolutamente. Abbiamo questa strumentazione non solo nelle scuole agrarie, ma nelle università, a CNR, quindi strumenti come il Wild Lab sono utilizzati anche in ambito di ricerca. Questo perché anche nel caso della ricerca è sempre più importante avere uno strumento che permetta di avere un risultato nel più breve tempo possibile, quindi è utilizzato anche da CNR o università. E ovviamente anche il sito creato. Ok, invece Fedora ci chiede: non mi è chiaro un passaggio dell'esposizione teorica. L'interruzione della malolattica intende volontaria? In quel caso le analisi vengono approntate per consentire una ripresa? Riformula. Allora, se l'interruzione della malolattica intendi quella volontaria, e se in quel caso le analisi vengono apportate per consentire una ripresa? No, ho parlato di interruzione per quanto riguarda la fermentazione alcolica, ma il concetto è lo stesso, è chiaro. Quindi lo strumento permette di vedere, nel caso di un'interruzione della malolattica, io mi ritroverò un acido malico che non riesce più nel tempo a scendere. E quindi facendo l'analisi a tempi diversi, io troverò sempre un'oscillazione, per dire intorno a 0,8, 0,83, 0,78, 0,81 in tempi diversi, e questo mi indica che la fermentazione malolattica si è fermata. Ovviamente dovrò attuare o comunque intervenire, come era scritto nel titolo, a livello enologico per tentare di aiutarla, questa fermentazione malolattica. Ok, non so se ho risposto alla domanda. Allora, Fedora, facci sapere se ha risposto, se era se c'è qualcosa in più che vuoi sapere. Allora, Andrea ci chiede invece i margini di errore dello strumento. Allora, i generatori sono quelli che si possono, ovviamente va detto che è un metodo manuale, quindi se io sbaglio a mettere un reattivo è chiaro che il risultato sarà completamente sbagliato, ma è chiaro lì c'è un errore di metodica, quindi l'errore viene perseguito. Ammettendo quindi di utilizzare lo strumento nel modo ottimale, quindi dopo aver fatto una decina di analisi si è praticamente imparato a utilizzarlo, i margini di errore sono praticamente come un laboratorio. Per esempio, faccio un'analisi degli zuccheri a fine fermentazione, posso avere 2,5, se la faccio 3 volte, 2,3, 2,6. Parlando di acido malico, abbiamo visto 1,80, 1,85, 1,78. Questa ripetibilità qui è ovviamente la stessa ripetibilità che si può trovare in un laboratorio ed è quella che hai. Ottimo. Allora, ti faccio la domanda di Giovanni che ci chiede: i polifenoli a 2,80 vengono effettuati senza diluizione? Sì, senza diluizione, assolutamente abbiamo due curve, una curva ovviamente più bassa per il diluviante, una curva più alta, quindi praticamente si gioca sul volume di campione utilizzato. Quindi per i vini bianchi si utilizzano 100 microlitri. Per i vini rossi si va sulla curva specifica per i vini rossi e si utilizzano 10 microlitri di vino. Quindi fondamentalmente non si diluisce, ma la curva è costruita su un determinato volume di campione. Quindi si va tranquillamente senza diluire. Ovviamente si deve andare a filtrare il campione. Questo lo si fa con un kit specifico che abbiamo. Quindi quando si parla di polifenoli totali, se si vuole fare la misura bene, si deve
eliminare completamente la torbidità, perché questa va a influenzare la lettura più 80. Quindi per questo abbiamo un kit di filtrazione che vi faccio vedere adesso. Grazie Laura. È un kit che prevede, è un kit classico, quindi una busta classica, che ha all'interno una siringa, delle cuvette vuote e un microfiltro di questo tipo. Quindi si preleva con la siringa il vino, si inserisce il filtro, ci si appoggia alla provetta e semplicemente, avete visto i volumi di analisi, si va a prelevare, si va a mettere appunto il vino filtrato nella cuvetta e da lì si preleva per l'analisi. Perfetto. Ascolta, Gianfranco dice che lui produce sia chiaramente vino che anche olio. È possibile usare lo stesso strumento? Come funziona? Assolutamente sì, mi ero dimenticato di dirlo nella presentazione, grazie a chi era il... Gianfranco. Sì, perché siamo di Firenze, quindi lo sviluppo del Wine Lab è stato affiancato anche a... Il Wine Lab è venuto dopo, noi venivamo da un'esperienza anche molto nel settore dell'olio d'oliva, dove abbiamo migliaia di strumenti installati, sia in Toscana, ma in Grecia, in Nord Africa, dove si produce olio d'oliva, e quindi si disse perché no, non prevedere qui in Chianti o comunque in Toscana la possibilità di accoppiamento su un unico strumento della configurazione vino e olio d'oliva. Quindi sì, la risposta è sì, è possibile aggiungere la configurazione olio d'oliva sul programma. Analisi, configurazione dell'olio d'oliva che permette le analisi principali, ovvero acidità, perossidi, polifenoli e anche il K270 sul programma. Ascolta, intanto prima... Sì, ti confermo che hai risposto corretto, cioè sì, abbiamo esaudito insomma, quello che chiedeva Fedora, quindi molto bene. Simone ci chiede, quando si asciuga il puntale, non si rischia di toccare la punta e di conseguenza alterarne la quantità? Ottima osservazione, no, non succede. Questo perché, diciamo, ovviamente bisogna essere abbastanza delicati nel farlo, però quello che si fa solitamente è anche ruotare la pipetta. Vi faccio rivedere, forse si vedeva. Non c'è il campione dentro. Ovviamente non c'è il campione dentro, quindi se io vado a... Questa è un'operazione che a livello didattico spesso potrebbe essere opinabile, in realtà non dà nessun tipo di problema. Vediamo un po', ripeschiamo un po' di vino. L'osservazione è giusta, però ecco, se la si fa in modo corretto non si ha nessun tipo di problema. In questo caso avete, si vede bene, sì, 50 microlitri. Ruotando in questo modo, è chiaro che quello che non si deve fare, bene, è fare questo, quindi toccare la punta, perché se tocco la punta è chiaro, per capillarità, non so se si vede, io ho tirato via un po' di vino, quindi vado a sottostimare. Però se faccio un'operazione di questo tipo in modo delicato e veloce, non ho nessun tipo di problema e di prelievo del campione da dentro al puntale, quindi non c'è assolutamente nessun rischio di questo tipo. Ovviamente devo fare l'operazione con la corretta manualità. Ok, grazie. Passo alla domanda di Mattia che chiede se l'analisi della solforosa risente della presenza di acido ascorbico. No, questo assolutamente. Questo è uno dei vantaggi del nostro metodo. Come dicevo, non è un metodo retrox, sì, è lo stesso metodo un po' modificato. È metodo di riferimento nel settore della birra, per esempio. Questo metodo lo vedrei bene anche nel settore del vino. Purtroppo storicamente il vino, la solforosa, è un vino analizzato in un altro modo. Chiaro, c'è una differenza sostanziale, che è l'analisi della solforosa libera, che si fa nella birra. E quindi, non, essendo il nostro metodo un metodo non redox, non risente di nessuna interferenza né di acido ascorbico né di tannini, per esempio, con caratteristiche di cielo. Perfetto. Quindi, mi permetto di aggiungere, è un metodo molto interessante,
generale sempre, però per chi fa vini bianchi o dove il l'acido ascorbico viene aggiunto per fini protettivi, è presente naturalmente parte di Lambruschi, che tra l'altro anche hanno colori abbastanza elevati, quindi è un metodo molto interessante che permette di eliminare tutti i problemi che vengono dall'articolazione classica, dove l'interferenza dell'acido ascorbico e sia dell'acido ascorbico che del colore. Allora, passo un attimo alla domanda di Mariano, che non capisco bene perché scrive anche Maurizio, quindi la domanda di Maurizio o di Mariano. Comunque, insomma, ci chiedono se sarebbe possibile avere prima dell'acquisto la possibilità di esercitarsi in sede. Sì, si può fare. Ora, diciamo, lo si faceva molto facilmente in tempi pre-Covid, ma lo si può fare anche ora si può prevedere anche una sessione di 2 o 3 ore nel quale si vanno a vedere le analisi principali e si permette poi al cliente di uscire con una manualità corretta nell'utilizzo della macchina. Ovviamente lo facciamo, lo possiamo fare non direttamente o anche i distributori che abbiamo in Italia. Ottimo. Francesco ci fa un'altra domanda sui costi, quindi dice 2 euro/2,5 euro circa d'analisi, si intende a parametro, giusto? Cioè solforosa libera, totale, acidità e pH, siamo intorno agli 8 euro? Sì, praticamente sì, prendendo la media sì, cioè, un po' di più forse, su qualcosa siamo un po' di più e andiamo sui 12. Ok, 8-12 euro, perfetto. Allora, chiudo con la domanda di Rosario, che assieme a Gianfranco probabilmente fa anche olio, e ci chiede quali analisi si possono eseguire su un campione di olio extravergine e o di semi? Allora, sì, il pannello principale dell'analisi degli oli prevede acidità, perossidi e polifenoli, e K270. Il K270 è un'analisi un po' particolare che assolutamente non è richiesta a chi produce olio d'oliva, però la si può utilizzare se in caso di orifici, per esempio. E soprattutto è utilizzato il K270 da chi compra e rivende olio. E chi compra e rivende olio, per evitare che siano date le fregature, con il K270 si può andare a identificare se effettivamente l'olio che sto comprando è un olio extravergine d'oliva. Mentre le analisi classiche della qualità dell'olio d'oliva sono appunto acidità, perossidi e polifenoli. Perfetto, allora un'altra domanda da parte di Giulia, che ci chiede qual è la differenza del vostro strumento con un NIR FTIR. La differenza è sostanziale, uno dal punto di vista del prezzo, il nostro ovviamente molto più economico, ma non più economico perché non è di qualità, ovviamente, anzi, direi la differenza principale, anche parlando di tecnica, è che il nostro strumento utilizza dei metodi chimici che in molti casi sono gli stessi metodi di riferimento utilizzati dal laboratorio, con la differenza, nel nostro caso, che questi metodi di riferimento sono ottimizzati con una cuvetta penfialata, con i rettili pronti all'uso e già calibrati. Mentre i metodi NIR o FTIR sono metodi statistici, quindi è un metodo che risente di numerose variabili, può risentire di numerose variabili, e è un metodo con il quale appunto deve essere fatta una calibrazione molto spinta su vari tipi di vini o sulle varie fasi, mosto, vino finito, e quindi è un metodo non chimico. Fare un esempio, come dire, se vado all'ospedale io preferirei farmi delle analisi, o meglio impostare la cura che mi viene fatta su delle analisi chimiche del sangue e non su le persone che ho all'interno del reparto di me, perché è un po' questa la differenza. Quindi ovviamente, per esempio, sono nel reparto medicina, ho chi si è fatto male a una gamba, chi si è fatto male a un braccio, e quindi sulla base di queste di questa caratteristica mi viene fatta la terapia. Ovviamente è altra cosa avere una terapia basata su un metodo chimico.
Allora, chiudo con la domanda invece di Francesco, che adesso me la vado a recuperare. Eccola qua. Allora, differenza su quantità di analisi e sui costi del modello piccolo e di quello grande. Allora, come dicevo prima, lo strumento grande permette di fare tutte le analisi, tutto il pannello analitico che avete visto prima o che vedete sul nostro sito. Sì, è uno strumento completo. Lo strumento del piccolo è customizzabile, configurabile, diciamo, a scelta del cliente. Per esempio, se il cantiniere o l'enologo non vuole tutto il pannello analitico o è interessato, per esempio, in molti casi abbiamo. Il nostro strumento si inserisce già in un laboratorio allestito, quindi un laboratorio nel quale trovo un diacanico per fare il pH, un po' di burette o un titolatore per fare l'acidità totale, però non ho la possibilità di fare il malico, non ho la possibilità di fare gli zuccheri, o non ho la possibilità di fare l'acetico, o meglio, ho la possibilità di fare l'acetico, però ho un distillatore che non funziona oppure è complicato. Utilizzo il YLab anche per fare l'acetico. Vado a fare quindi in questo caso uno potrebbe anche prevedere l'utilizzo di un junior con una configurazione che prevede zuccheri, malico e acido acetico. Quindi tre analisi base al prezzo base del junior con la possibilità però di aumentare anche il numero delle analisi. Per esempio, l'anno dopo io compro ora il YLab Junior con tre analisi, l'anno dopo voglio aumentare il numero delle analisi, ad esempio voglio iniziare a fare analisi di APA, acquisto la configurazione, acquisto l'analisi e in questo caso non si deve neanche rimandare lo strumento da noi, ma semplicemente si invia un software e collegando lo strumento al computer si riesce a fare ad aggiornare lo strumento con l'analisi dell'APA. Quindi alla fine il cliente si ritrova le tre analisi precedenti e l'analisi del dato. Perfetto, grazie mille Simone allora per tutte le informazioni, sono arrivati tanti complimenti sia sulla struttura del webinar, quindi ottimo che ha funzionato, quindi grazie di avermi proposto un webinar interessante, quindi molto bene. Ricordo a tutti quanti anche che nelle prossime ore vi arriverà per mail l'attestato di partecipazione e anche le registrazioni di questo webinar, quindi se volete poi andare a riguardarvi qualche passaggio, se volete rivedere un attimo anche come funziona lo strumento, perché vi siete persi qualcosina o perché comunque volete rivederlo, potrete farlo e le registrazioni appunto rimarranno a vostra disposizione tendenzialmente all'infinito. Quindi ringrazio tutti quanti, ringrazio Simone, ringrazio anche il team di Simone, come Giulia che è la cameraman bravissima di oggi. E, eccola. E vi lascio fare un saluto finale. Ciao a tutti, ribadisco, se avete per qualunque dubbio o domanda potete tranquillamente scriverci e ovviamente risponderemo. Spero bene. Ok? Ottimo, allora grazie a tutti, buona serata e a presto. Un Buonasera. saluto. Ciao, ciao a tutti. Ciao.